Ciao! Oggi la principessa Nico, come potete vedere, perché sì, sono una principessa, sono super mega bello, si trova in un mondo in cui, come potete vedere qua dietro, ci sarà una fabbrica di diamanti. E niente, direi di iniziare subito per scoprire un pochettino come funziona. Ok, fabbrica di diamanti. Ok. Che bello! Ma che cavolo! È tipo un trapano che sta scavando questa vena enorme di diamanti. E qui, una volta che li scava, vanno a finire nel rullo, che vanno a finire dentro sto cosa che non so cosa sia, che li va a comprimere ed escono fuori dei veri e propri diamanti. Che bello! Ma aspettate, aspettate, aspettate. Io ho 25 diamanti, come vedete a destra, no? E qui, se non sbaglio, posso potenziare. Esatto, posso potenziare il trapano, posso potenziare il compressore, lo storage, come si dice, il magazzino. E ho rotto una mappa, scusate, non era mia intenzione. E anche la velocità. Ma io ho pochissimi diamanti. Come faccio a prenderne tipo un sacco di più? Lì c'è un diamante a terra. Vediamo se prendendolo mi salgono i diamanti o se devo per forza aspettare che... Ok, ok, quindi devo andare in giro a prendere i diamanti. Ok, lì è pieno, perfetto. Andiamo a vedere però prima qua, perché non vorrei scendere subito. Così magari scendiamo dopo e facciamo tutto un unico giro. Anche se qua non mi sembra esserci nulla. Diamo un'occhiata molto, molto, molto veloce per capire se... Ok, spawnano anche qua. Bene, buona sapersi. Quindi non c'è bisogno che scendiamo per forza. Però mi sembra che ne spawnino decisamente pochi. Ok, come non detto, erano tipo 50 quei diamanti. E andiamo subito a farci qualche upgrade. Cosa facciamo per prima cosa? Direi di fare un potenziamento o al trapano, così ci scava più diamanti, o alla velocità, di modo che possiamo muoverci un pochettino più veloci. Il nostro obiettivo ovviamente... Si è rotto il trapano. Ok, noi abbiamo ovviamente una wrench in inventario, una chiave inglese. E facendo così, credo... Ok, l'ho aggiustato. Si è rotto anche il compressore. Aggiustiamo anche il compressore. Perfetto, fatto. Allora, andiamo qua nel nostro carissimo cosetto. Cos'è questo qua? Oh, posso tenere massimo 150 diamanti al momento. Ok, non l'avevo capita questa cosa. Direi allora di comprare il... Boh, quello per fare i diamanti più velocemente. Sì, almeno il trapano diventa più veloce, credo. Ok, ora il trapano è al livello 2. Vediamo se riesco a prendermi anche la velocità. Mi servono 3 diamantini. 3 diamantini qui in giro li riuscirò a trovare. Li riuscirò a trovare qui vicino dei diamantini. Devo per forza andare giù. Vediamo, vediamo, vediamo. Mi sa che devo per forza... Ok, ne ho 50. Molto bene, grazie al mega trapanone. Possiamo avere la velocità al livello 2. Perfetto, così siamo un pochettino più veloci. E direi stavolta di andare a vedere qua sotto quanti e se ci sono diamanti. Cioè, in realtà se lo so già che ci sono, perché... Ok, li vedo. E nulla, fatemi un pochettino sapere se questo stile di video vi piace, se queste fabbriche di cose strane da potenziare vi piacciono, se volete vederli magari con Marcilo, con i Buddy, e se volete che continuiamo questa serie, fatemelo comunque sapere nei commenti, perché ci sono davvero davvero tante fabbriche e possiamo farne sempre sempre di nuove. Però comunque continuiamo, continuiamo, perché oggi non ci sono i nostri ragazzacci. Però magari se vi piace l'idea possiamo farlo in un prossimo episodio. Uè, allora andiamo intanto qua sotto, che ho visto che ci sono dei diamanti e c'è un'altra miniera, magari ne trovo tipo altri 50, sarebbe molto divertente e sarebbe molto 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 produttivo. Eccoli qua, che belli. Ho un sacco di diamanti, sono troppo contento. Sono contento, sono in fondo sono felice di avere tutti questi magnifici diamanti, che qua sono finiti. Però dobbiamo tornare su e direi di potenziarci non so bene che cosa in realtà. Forse farei il compressore, anche se non ho idea di cosa serva sinceramente, però lo scopriremo, no, in fondo. Quindi mi servono, se non sbaglio, 100 diamanti, quindi qua prendiamo questo, me ne mancano una decina. Qua ce n'è uno, lì ce n'è uno. Ok, dovremmo in teoria arrivarci, penso, non lo so, spero, non capisco, io non ho capito. Ok, me ne mancano soltanto due, vediamo se me li fa nel frattempo che arrivo là. Me ne manca uno tipo, ok, sono a 100. Potenziamo il compressore, anche se non so che cosa faccia sinceramente. Ma che bello. No, aspettate, ma che era successo? Cosa era successo? È tipo più veloce? No, non lo so cosa sia cambiato sinceramente. Ci servono altri diamanti, dobbiamo potenziarci assolutamente. Quindi, allora, qua ce ne sono spawnati un sacchissimo. Dobbiamo puntare a farci il trapano al massimo, penso, perché così possiamo scavare diamanti super mega velocemente. E là davanti ci sono gli diamanti. Tanti bei diamanti. Magari ci fossero tutti questi diamanti nella Big Vanilla, quanto sarebbe bello. È pieno. Ho già 100 diamanti. Ok, molto buono. Andiamo là e stavolta potenziamoci il trapano, perché penso sia giunto il momento. Anche se non so se ci bastino in realtà. Non lo so. Qui che cosa c'è? Qui c'è una casetta e un diamante. Ok, grazie per il diamante. Un altro diamante, molto molto bene. Ma in questa casetta che cosa c'è? Un standing again? E niente. Ok, questa sarà tipo la mia casetta. No, si è rotto il trapano. Aggiustarlo subito. Subito ad aggiustare il trapano. Signor trapano, lei è
Aggiustato. Haha, è ripartita. Ok, allora vediamo se riusciamo a potenziarci il trapano già da ora. 200 diamanti? Ma che cavolo mi dici? Oh, mannaggia. Compriamo intanto l'upgrade questo, così non lo lasciamo indietro il magazzino. E ora il magazzino arriva fino a 500. Ok, molto meglio. Però abbiamo già rifinito i diamanti. Dobbiamo arrivare a 200. Ma sono tantissimi. Andiamo a vedere giù. Cosa vedono i miei occhietti da elfo? Lì c'è un bel e bellissimo mucchio di diamanti. Quindi dovrei passare tipo da qua. Ma c'è anche il parkour. Ma che cosa? Io non lo so. Cioè, c'è tutto in questa mappa. C'è la fabbrica, c'è il parkour, ci sono i diamanti, ci sono tutto, 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 tutto. Vabbè, dai, basta che faccio così, così, così. E ho i miei diamanti. Andiamo a vedere se sotto ce ne sono altri. No, sotto il compressore. Mannaggia, devo muovermi. Devo tornare super mega velocemente alla base e riparare. Riparare, tra l'altro. Riparare il compressore. Perché altrimenti i miei diamanti non finiranno. Ovviamente anche per questo video c'è stato un momento canzoncina, perché non può mancare, ovviamente, direi. Facciamo una domandina un pochetto così, perché mi è venuto in mente pensando al momento canzoncina. Ma a voi, qual è il vostro genere di musica preferita? Perché, allora, io sinceramente ascolto tutto, qualsiasi cosa praticamente che sia musica io l'ascolto. Però ditemi voi qual è il vostro genere di musica preferito, fatemelo sapere nei commenti, così vediamo se i vostri gusti sono più o meno simili tra di voi. Vediamo un pochettino, ci confrontiamo. Intanto prendiamo questi magnifici diamonds, così posso farmi il trapano al 3. E non è male per niente questa cosa. Guarda la mia fabbrica come sta andando, come è super produttiva. Allora, facciamoci il trapano al 3. Ok, il prossimo quanto costa? 400. È diventato rosso. Ma non è che c'è verde per caso? Che è un bel colore il verde. Niente, dobbiamo andare a farmare altri diamantini. Farmiamo altri diamantini e vediamo che cosa succede, perché non lo so io di preciso. Cosa vedo nei miei occhi d'elfo? Un altro mucchio da 40 diamanti. Ma salve, signor mucchio da 40 diamanti. Wow. Non so sinceramente su cosa investire. Penso che punteremo tutto sul trapano, quindi lo faremo un altro po' più potente, sperando che inizi tipo a sputare diamanti super mega velocemente. Oh mamma mia, il compressore. Questo compressore si rompe un po' troppo facilmente, sinceramente. Vorrei tantissimo parlare con chi me l'ha venduto, perché secondo me, oh mamma mia, mi sono perso. Mi ha fatto una scherzetta e me l'ha venduto tipo, non lo so, rotto. Era rotto quando l'ho comprato, vi giuro non l'ho rotto io. Comunque, hai soldi per comprare il trapano, quindi direi di andare subito lì. Magari facciamo un saltino qua, che non so mai stato. Andiamo a potenziarci il nostro carissimo trapano. Ah, costa 400. Oh cavolo, questa cosa non me la ricordavo. Potenziamo il compressore. Allora, vediamo un pochetto cosa gli cambia. Ok, non so cosa sia cambiato. Ok, è rossa in realtà, ma è più veloce. Vediamo un po' i diamanti. Più o meno ne faccio, sì, ne faccio uno al secondo, raga, anche di più. Ma è un sacco veloce, ma molto molto buono. Rubali tutti, sì, tarararam. Si è rotto il trapano, mannaggia, devo tornare su. Che poi non è un trapano, è una trivella. Però, cioè, nel senso, alla fine va bene lo stesso, no? Che poi è strano, perché c'è la trivella rotta, però i diamanti vanno comunque avanti. Quindi non è strano, è strano. Ma l'importante è aggiustarlo e ripartire. Vai trapano, siamo tutti con te. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, compramelo però, ti prego. Oh, è diventato viola? Wow, che bello. Il prossimo costa 800 diamanti. Che cosa? Oh mio Dio. Ma tra l'altro poi ho gli occhi storti. Si è rotto il compressore. Mannaggia lui. Non si può aggiustare? Ok, l'ho già aggiustato credo. Non so cosa è successo. Devo farmare un sacco di diamanti. Ci vedremo tra un pochetto quando me li avrà farmati, perché al momento me ne mancano ancora un sacco e non so come fare. Mannaggia. Oh, si è rotto il trapano mentre stavo farmando e mi sta spammando questo messaggio a schermo. Non so se è grave, se sta per esplodere tipo. Lo aggiusto subito perché non vorrei che esplodesse o succedessero cose strane. Quindi nel dubbio facciamo subito così. Non me lo fa aggiustare, raga. Che cosa è successo? No, raga, non posso aggiustare il trapano. È la fine, è finita, ragazzi. È finita. Ok, ho aggiustato il trapano. Non so come, si era bloccato tutto. Ero molto in ansia. Ok, l'ho sbloccato anche questo. Si è sbloccato tutto, molto bene. Continuiamo a farmare perché si era bloccato tutto. Penso che stesse per esplodere e ero molto preoccupato. Però bene o male si è sbloccato tutto e ci sono spawnati un sacco di diamanti. Oh cavolo, sono arrivato a 500, che è il massimo. Devo andare a spenderli in qualche modo, perché altrimenti non posso più guadagnarne. Mi è rimasto pochissimo tempo, quindi vorrei, non so, arrivare a un livello alto, fare tanti diamanti, fare tante belle cose. Non lo so io di preciso cosa posso fare. Allora aumentiamo la capacità, vai. Così ne abbiamo un po' più nello storage. Che carino lo storage così. 800 è il massimo, ok. Continuiamo a farmarli. Vado anche di qua che non sono stato prima. Ho altri 500 diamanti. Direi di farmarci, non so, il compressore. Direi che è il miglior upgrade da fare. Facciamocelo il compressore al 4. Ed è viola anche lui. E facciamo
facciamoci anche la speed, così, giusto per spendere qualche diamantino ed essere più veloci. E nulla, raga, io direi che per oggi il video può concludersi qui. Siamo arrivati ad avere un trapano non male per niente, perché guardate quante ne facciamo in un secondo. Ne abbiamo due diamanti al secondo. E anche il nostro storage non è molto male, abbiamo anche molta speed, quindi direi che abbiamo fatto un buon lavoro. Fatemi sapere nei commenti se volete un continuo di questa serie, o magari un'altra fabbrica con Marciloco e Buddy, o magari finiamo questa con Marciloco e Buddy. Fatemi sapere nei commenti. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Buon Natale a tutti.